raddoppio della linea tra Rio Maggiore e Framura sarà fra non molto una compiuta realtà. A circa 3 anni dallo scoppio della prima mina, stanno per essere ultimati i lavori eseguiti da tecnici e maestranze in condizioni rese difficili dalla particolare configurazione del terreno. Il ministro Angelini ritorna sui luoghi ormai mutati. Gallerie, muri di sostegno, fabbricati alloggi e armamento sono il bilancio di un'opera che si realizza per le sempre crescenti esigenze del traffico e delle popolazioni della Riviera Ligure. Nel discorso il ministro esprime il suo compiacimento per quanto è stato fatto. Vari e importanti saranno i vantaggi del raddoppio, un'economia di circa 500 milioni all'anno sulle spese di esercizio e un aumento di velocità dei treni da 80 a 110 km l'ora. Entro l'anno il doppio binario entrerà in servizio e il costo complessivo dell'opera sarà di circa 11 miliardi. Una visita eccezionale al Museo Ferroviario di Roma Termini che di anno in anno accresce il suo successo di pubblico. È la volta di un gruppo di esperti americani di relazioni pubbliche, vivamente interessati a tutti gli aspetti della grande organizzazione ferroviaria italiana. A ricevere gli ospiti sono venuti il vice direttore generale, dottor Branca, e il direttore del servizio personale, ingegner Giobbe. Prima norma per un esperto rendersi conto personalmente di tutto. Quindi assalto alla storica Bayard della Napoli Portici. Ma di fronte alla fedele riproduzione di uno scalo ferroviario, dimenticano per un po', siamo convinti, il loro compito speciale. I trenini in movimento sono degli affascinatori irresistibili, rendono tutti senza età. Più impegnative invece le perfette riproduzioni delle macchine in servizio sulle nostre linee, dalle più antiche alle più moderne. Scattano gli obiettivi per fissare le tappe di questa simpatica esperienza compiuta in un clima di grande cordialità. La necessità di fruire dei brevi intervalli tra un treno e l'altro per la manutenzione delle linee di contatto suggerisce nuovi mezzi utili, come l'impiego di questo motorino a 4 tempi, detto canguro, provvisto di meccanismo per il cambio di velocità e facilmente ancorabile al carrello della scala. La trasmissione del moto avviene mediante cinghie trapezoidali di semplice montaggio. Agevole la messa in tiro, potendo il complesso scorrere sulla traversa del carrello. Dopo quest'ultima operazione, il motore viene fissato per mezzo di viti. La scala può essere portata sul binario. Tempo di montaggio, 2 minuti circa. Di recente, tubi fluorescenti, alimentati da batterie, sono stati applicati alle scale per illuminare i lavori notturni o in galleria. Il sistema della messa in moto a strappo elimina il pericolo di urti all'operatore in caso di contraccolpi. I canguri, già largamente adottati, saranno gradualmente estesi su tutta la rete. In una grande industria del nord si stanno allestendo 20 vetture letto di nuovo tipo che entreranno in servizio sulla nostra rete. Nella costruzione si sono tenuti presenti i più moderni accorgimenti tecnici. Rendere insonorizzati gli ambienti affinché il sonno sia protetto da ogni disturbo acustico, studiare un moleggio dolce e condizionare l'aria trattata a temperatura e umidità conveniente sono i principi osservati per le nuove vetture. Il primo esemplare è già pronto. Nonostante le sue dimensioni, come ogni nuovo nato, sembra richiedere un valido aiuto per muovere i primi passi. Non manca una culla per portarlo a spasso e la balia che lo proteggerà dai pericoli del traffico. Tra non molto sarà raggiunto dalle consorelle quasi ultimate. Ecco la vettura in servizio, è il suo primo viaggio, un viaggio di collaudo per controllare il funzionamento di tutte le apparecchiature. I viaggiatori vi trovano comodità e buon gusto. Gli ambienti infatti sono spaziosi e tenui i colori delle pareti e della tappezzeria in plastica. Si torna al tipo di carrozza a letto tradizionale, ma con tutti i vantaggi che la tecnica mette oggi a disposizione dei progettisti. Le nuove vetture segneranno la fine di quelle di modello più antiquato. Esse, infatti, verranno gradualmente tolte dalla circolazione. I corridoi sono ornati di riproduzioni plastificate di quadri di autore. Ha inizio il viaggio, il primo di una lunga serie.
servizio, irreprensibile secondo un'antica tradizione, aderisce perfettamente al tono dell'ambiente. Questi sposini ne sono soddisfatti. La trasformazione della cabina per la sistemazione notturna è quanto mai semplice e rapida. Riposte le tre poltrone, non c'è che da ribaltare i pannelli. Chi viaggia da solo si sente come in casa propria. Può anche civettare davanti allo specchio e conservare in pieno le proprie abitudini. E adesso tutti a letto. Questa notte promette bene. Un po' di lettura a seconda dei gusti, romantica oppure un po' vivace. Quel tanto che basti ad inseguire il personaggio preferito nei dolci sogni. Grande movimento al galleggiante di Ponte Margherita, sede della sezione canottaggio del dopolavoro ferroviario di Roma. Sono presenti tutti i canottieri, veterani e giovani, animati dallo stesso entusiasmo per questo sport appassionante e sano. È un giorno particolare. Si celebra il trentennio dei ferrovieri fiumaroli romani. Fu nel 1928, infatti, che un gruppetto di atleti costituì una sezione regolare. Sono lontani i giorni in cui i primi appassionati risalivano il fiume con una ioletta di seconda mano. Oggi la flotta della sezione si compone di 30 imbarcazioni in perfetta efficienza. Presente alla manifestazione il direttore generale che ha espresso ai soci del sodalizio il suo affettuoso compiacimento. Ha consegnato distintivi ricordo ai soci fondatori e agli anziani. La figlia del direttore generale, signorina Sandra Rissone, ha tenuto a battesimo una canoa che porta il suo nome. Ai giovani il compito di vararla. Quando avranno mangiato ancora molte pagnotte, si saranno conquistato il diritto al distintivo d'onore che oggi va ai soci fondatori e a quelli più anziani. Dopo la cerimonia, la sfilata e le esibizioni, che hanno dimostrato il grado di preparazione di tutti gli atleti. Tiratissimo il passaggio del 4 con. I ragazzi ce l'hanno messa tutta. Vivaci e piene di mordente anche queste canoe, pagaie a mulinello e atleti impegnati come per una competizione di campionato. Nessuna coppa d'argento, nessun trofeo. I premi, costituiti da piccole cose utili alla giornata di ogni sportivo, stanno a dimostrare l'esemplare modestia e la schietta passione di chi dedica allo sport le ore libere dal lavoro e dallo studio. È un trentennio speso bene. Grande raduno ad Acqui di atleti ferrovieri convenuti nella simpatica stazione termale per il terzo campionato internazionale di nuoto. Sportivi di 10 nazioni europee iniziano il loro soggiorno con una visita al sindaco della città che li ospita. Sono tutti molto lieti di portare un po' di animazione nella quiete abituale della perla del Monserrato. Scopo del raduno, rinsaldare i rapporti di reciproca stima e conoscenza fra tutti i ferrovieri d'Europa. Le gare si sono svolte nella piscina della società Terme Demaniali. Magnifiche le prove degli atleti in tutte le specialità. Regolare lo svolgimento delle gare, che hanno visto uomini di diverse nazioni lottare contro avversari e tempo con fraterna lealtà. Questo terzo campionato, infatti, si è svolto all'insegna dell'amicizia. Hanno concluso la manifestazione gare di tuffi. Anche qui livello di prim'ordine. Gli atleti rumeni si sono classificati primi nella maggior parte delle gare. Ad essi è andata la Coppa dell'Usic.
Thank you.